Se c'è una cosa che mi piace fare, oltre a inquadrature inutilmente belle, è raccontare una storia, così come ho scritto sul copione, magari enfatizzando alcuni punti e cercando di renderla interessante, anche quando potrebbe essere inutile per chiunque stia ascoltando. Quello che voglio raccontarvi oggi è una storia orribile, veramente pessima sotto ogni punto di vista, un inizio vago, uno sviluppo che ha confuso tutti quanti e un finale che si vedrà soltanto fra qualche anno. Però, nonostante tutto, mi ha fatto cagare in mano, perché tutto quello che c'è qui, tutte le persone che lavorano, tutti gli elementi, tutte le strutture, lo studio, la sedia, potrebbero finire da un momento all'altro, così come quello che faccio io di lavoro. Pensa che è divertente. E come ho detto, il finale non si sa, ed è quello il problema. Però, partiamo dall'inizio. È il 23 marzo e sono appena tornato a Torino da Milano perché avremmo dovuto girare un video sull'articolo 13, ma ho scoperto che il 26 ci sarà l'approvazione o no dell'articolo, quindi credo sarebbe inutile fare un video, farlo uscire adesso, fare un video adesso, quindi io aspetterei. Comunque è palese che la situazione non sia normale perché sul web Sta sta per per succedere succedere qualcosa. qualcosa. Su internet è stato riesumato un discorso che sembrava essere morto mesi prima, l'articolo 13. Torniamo indietro circa novembre-dicembre 2018 e cercate di ricordare cosa ci fosse nelle tendenze in quel periodo. A parte lo YouTube Rewind, quel capolavoro d'arte moderna che è stato apprezzato da tutti, si parlava della cosiddetta morte di YouTube per questo benedetto articolo 13. La visione del mondo era diventata immediatamente apocalittica. YouTube sta per finire. YouTube chiude? Caro articolo 13, stai per distruggere YouTube. Rischiamo di chiudere tutti! YouTube annuncia la sua fine! Che all'inizio sì. Erano dei video di informazione per far capire alla gente la gravità di questo articolo 13. Ma è bastato poco per far diventare il tutto una corsa all'acchiappo di views. E volendo, potete farlo anche voi a casa. Basta procurarsi il logo che YouTube utilizza quando rimuove un video, tagliarlo a metà, preferibilmente a zigzag, tenere sollevate le due parti e mettersi in posa. Fare una faccia tipo: mi sono appena ricordato che il canale sta morendo, quindi mi tocca fare un'anteprima di merda per attirare la gente. Scattare la foto. Scrivere un titolo che faccia cagare in mano tutti. Addobbare a piacere. E tutto sembrava un periodo di passaggio. Ma come ho detto prima, il 23 marzo è ripartito l'argomento. Più forte che mai, e non soltanto dagli YouTubers, ma ma da da tutto tutto il il web, e web. non solo. Facendo delle ricerche per questo video, ho scoperto che c'è un calendario di città europee che manifesteranno per strada oggi. E anche una petizione online di change.org che è arrivata a oltre 5 milioni di firme. Se solo servissero a qualcosa quelle petizioni. So che probabilmente avrete le palle piene di sentir parlare di questo argomento, però per capire cosa ho provato io bisogna avere tutti i dettagli. Io sono uno di quelli che non si è mai preoccupato troppo di questa situazione, perché sarebbe impossibile la chiusura di siti come YouTube, Facebook, Instagram e compagnia bella. Anche se l'articolo venisse approvato, ci sarebbero sicuramente delle protezioni per impedire la distruzione del web. A costo di essere uno degli ultimi stronzi a parlarne, vi spiego in modo banale banale in cosa consisterebbe questo articolo. Internet decide che le piattaforme come YouTube debbano controllare preventivamente i contenuti postati, facendo in modo che il 100% dei contenuti siano di proprietà di chi li ha caricati, per salvaguardare i diritti degli artisti a cui la gente ruba i lavori. Prendiamo YouTube, che è quello che interessa la maggior parte di noi. Secondo una statistica, su YouTube vengono caricati oltre 300 ore di contenuti al minuto. Prima di caricare il video, YouTube deve assicurarsi che tutto il contenuto al suo interno sia di tua proprietà, ed è ovviamente impossibile. Cosa comporta? Non che YouTube chiuda, ma che sicuramente cambi. Praticamente solo YouTube Originals. No? Quelli che nessuno guarda. L'alternativa sarebbe fare contenuti al 100% di tua proprietà. Un'utopia. Bisognerebbe farsi le musiche, le sigle, le immagini, stare attenti ai vestiti e cercare di intrattenere comunque.
C'è una scena del film che è incredibile. C'è un palazzo con delle finestre e poi c'è quel mostro giapponese, quello gigante, che lo distrugge con una fiammata, ma gli effetti speciali sono terribili. Cioè, mi raccomando, cliccate il tasto iscrivetevi, mi raccomando, e lasciate un like. Non posso dire like. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un pollice all'insù. Non avrei mai pensato di dirlo in una puntata dello show, ma YouTube potrebbe diventare come quella puntata di due fantagenitori dove tutto diventa grigio e senza identità. Si è avvirato, siamo tutti perfettamente uguali! Fa paura da quanto sia plausibile, ma appunto impossibile. Se fosse così grave, ne parlerebbero molto di più anche altri siti. Uno dei contenuti più toccati da questa legge sarebbero i gameplay, visto che in quel caso quasi il 100% del contenuto non è tuo. Dovrebbero parlarne loro, siti come Twitch. Twitch ha appena messo un banner sul loro sito che parla proprio dell'articolo 13, quindi anche loro sono abbastanza preoccupati. E non solo, anche Pornhub ha messo un'immagine gigantesca nella loro homepage che dice: se vuoi entrare in guerra con noi per salvare internet, clicca qui. Insomma, sto iniziando a preoccuparmi davvero. Il 25 marzo è stato un punto di svolta per me. Dal chi se ne frega al ok, potrei perdere il lavoro. Ho avuto altre occasioni per parlare di quali siano i miei sentimenti verso questo tipo di occupazione. Ed ogni volta che l'ho fatto, molti altri creator giustamente mi hanno dato contro, dicendomi che non posso parlare a nome di tutti. Quindi parlo per me. Negli ultimi 2 anni mi è salita addosso una paura fottuta per il mio futuro. E quel 25 marzo ha peggiorato la cosa, quando ho scoperto che Wikipedia ha bloccato l'intero sito oggi per protesta, tra virgolette, ma soprattutto per mettere l'attenzione sull'articolo 13. La cosa è seria. Servirebbe un parere esterno, perché il problema più grande di tutta questa situazione è che ne sta parlando la gente, ma non i diretti interessati. Per esempio, cliccando su Act Now di Pornhub, si arriva ad una pagina che ti spiega per filo e per segno tutto. Poco più in basso c'è un'immagine dei difensori di internet, un gruppo di parlamentari europei che si stanno battendo per evitare che l'articolo 13 passi. Sarebbe incredibile se riuscissimo a metterci in contatto con almeno un... Io non penso che YouTube chiuderà, ma si troverà a diventare, non so, una sorta di Netflix, diventerà un canale, una piattaforma solo per contenuti preparati e sistemati su tutti i fronti rispetto a il diritto di copyright. Il rischio rispetto all'attuazione effettiva della direttiva, se fosse approvata, è proprio quello del caos. Ogni paese potrebbe dare tempi diversi, dare una forma di attuazione differente nei limiti, diciamo, dati dalla direttiva stessa, portando così in chiave difensiva gli attori di internet, le piattaforme, a censurare ancora di più, proprio per evitare di essere scoperti rispetto a non coperti dal punto di vista del rispetto della legge, rispetto a un'attuazione che rischia di essere molto caotica per aggravare ulteriormente le cose. Quindi è molto più grave del previsto. Grazie davvero. Quindi incrociamo le dita, ma si sa che chi vive sperando. Aggiornamento del 26 marzo 2019 all'1 di pomeriggio. È stata approvata. Oh no. È stata approvata la legge. A Strasburgo hanno detto di sì. 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Il Parlamento europeo approva la direttiva sul diritto digitale d'autore. Direttiva europea del diritto d'autore, il Parlamento di Strasburgo approva definitivamente. Vuoi un bicchiere di vino ma non hai il vino? Sarebbe il momento giusto, guarda, per iniziare a bere. Copyright, Parlamento europeo approva la riforma. Equo compenso a chi detiene i diritti d'autore. E quindi è finita. Però c'è scritto che c'è una norma salva meme. C'è scritto su questa notizia di Rai News. Salva meme? Salva meme. Oi. Il caricamento e la condivisione di opere protette a scopo di citazione, critica, revisione, caricatura, parodia sarà sempre possibile e condivisibile sulle piattaforme online. Però qua si parla di... mi ha appena scritto Simone. Diciamo che siamo tutti un pochino preoccupati, ecco. Perché non ho continuato a studiare? Perché nel 2013 mi è venuto in mente di guardare il canale nel suo complesso e dire: ma sai che con la monetizzazione potrei farlo a tempo pieno? Coglione!
perché non ho continuato a studiare? Ma perché non ho fatto altro anche? Tutti hanno fatto libri, riviste, e diari, e zaini, hanno fatto programmi in TV, sono andati al cinema, hanno fatto la radio, e io non so scrivere neanche il mio curriculum! Perché cazzo non mi è venuto in mente prima? Poi con tutti i problemi che ha la piattaforma, con tutte le demonetizzazioni, con gli adblock, l'adpocalypse e il content ID, ma che cazzo mi è venuto in mente? Io voglio fare quello che fa Ellen Hidding, voglio fare quello che fa Ellen, voglio fare mela verde. Io non voglio più, non voglio avere responsabilità, non voglio crescere, non voglio diventare uomo, non voglio avere responsabilità, perché non è bello avere così tante responsabilità e stai attento che se il video piace o non piace e sei noioso e cala il canale, perché se va male è finita, io mi baso tutta la mia vita su voi, se voi quel giorno dicesse tutti e quanto 1.400.000 persone... Oggi non ho voglia di guardare YouTube. Finita! Io faccio 2 video al mese, se non guardate quei 2 video lì è finita! Io voglio fare come Ellen! Voglio essere pagato per fare un programma noiosissimo, che è sempre noioso però. Mela verde! Io voglio fare mela verde! Voglio andare lì a parlare con le mucche e parlare di quanto siano naturali i cibi che fanno i contadini. Perché non gliene sbatte il cazzo a nessuno, la gente lo guarda passiva. Perché non esiste una puntata bella e una puntata brutta di mela verde. Non c'è una puntata noiosa dove gli haters fanno un subreddit dove ti devastano la vita e non puoi uscire di casa perché tutti ti insultano. Nessuno insulta Ellen, perché è un programma noioso sempre. Ma è sicuro? E qui ci ricolleghiamo a quello che ho detto all'inizio del video. Il finale di questa storia lo vedremo soltanto fra qualche anno, quando entreranno in vigore i veri effetti di questa legge. Per ora possiamo soltanto rasserenarci leggendo i commenti sotto i video di altri content creator fatti a dicembre. Perché anche voi, pubblico, a modo vostro, avete combattuto questa battaglia. Like chi vuole che sia bandita questa legge. Like se vuoi che YouTube non finisca. Io muoio senza i vostri video, mi dispiace. Chi mi crede che sto piangendo, metta like e commenta. Ma soprattutto un like uguale un giorno in più che durerà YouTube. E guardate, 410 like. Quindi abbiamo un po' più di un anno di tempo per stare tranquilli. Grazie Yantorix07, ne avevo sinceramente bisogno.